Ben ritrovati tutti quanti nella nuova puntata del Puzzio del Sud. Chi vi parla è il vostro sempre più ghiacciato Puzzillo e oggi il video speciale di Natale con i 10 giochi da tavolo a tema neve. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati con tutorial, recensioni, classifica, partite complete versus tutto quello che volete voi e di attivare la campanella. Ma qui iniziamo già con le premesse. Tutti quanti si aspettavano Puzzillo. Farai un video con gli acquisti da fare a Natale? Io no. Puzzillo, farai un video con i migliori giochi del 2020? E io no, perché per quello mi ci vuole ancora tempo, devo provare un sacco di titoli. Puzzillo, allora farai dei giochi a tema natalizio? No, meglio farli a tema neve. Quindi ho deciso di fare questa classifica dei 10 giochi da tavolo a tema neve. Piccola nota, in questa classifica ho voluto inserire giochi che possiedo, mentre altri che devono ancora uscire, altri ancora che non sono nella mia collezione, ma che comunque sono riuscito a giocare. Quindi, detto questo, iniziamo immediatamente. Iniziamo la classifica e al numero 10 abbiamo Winter Kingdom, che è la riedizione di Kingdom Builder. La cosa interessante è che io Kingdom Builder non l'ho mai giocato, però sono stato attirato da questo gioco poiché su BGG vedo che molti ne parlano in modo assolutamente positivo. Sono riuscito a fare qualche partita su Tabletop Simulator barra Tabletopia e ho trovato un gioco dalla ottima variabilità, fra l'altro. Chi ha provato anche il precedente mi ha detto che hanno fatto dei cambi e l'hanno migliorato su qualunque aspetto. Per chi non lo sapesse, bisogna costruire il proprio impero piazzando forti e casette. Dobbiamo farlo sfruttando le abilità delle carte, cercando di fare i punti vittoria con i tre obiettivi che saranno visibili fin dall'inizio della partita, e poi ci sono delle carte che modificano alcune regole di gioco, rendendo in realtà ogni partita diversa dalle precedenti. Mi ha intrigato tantissimo e penso che quando uscirà me lo prenderò sicuramente. Al numero 9 abbiamo Snowtail. Alzi la mano chi ha visto il cartone di Balto, il film Togo, l'ambientazione è quella. Quindi gare tra slitte che sono trainate da due simpaticissimi husky. Qui ovviamente l'obiettivo è vincere la gara e bisogna farlo utilizzando le proprie carte e sfruttarle al meglio. La pista si può comporre, ma comunque è la stessa a prescindere dal numero di giocatori, che se non ricordo male è da 2 a 5 giocatori. Quindi ha qualche problemino di scalabilità perché comunque in 2 è un po' troppo largo, però in 5 è veramente fantastico, lo adoro. È un giochino tutto sommato semplice, dalla durata media, mi sembra che una partita in un'oretta si fa senza problemi, però è divertentissimo vedere questa ambientazione legata a un gioco di corse. In particolare poi quando dovete far slittare la slitta, perdonatemi il gioco di parole, durante le curve, è veramente molto molto carino. Insomma, a me comunque è piaciuto tra i giochi a tema neve. Al numero 8 invece abbiamo Last Aurora. Allora, qui va detto che l'ambientazione del freddo non si sente tantissimo della neve, però comunque mi sento di inserirlo in questa classifica. Abbiamo un altro gioco di corse e la cosa particolare è che c'è un deserto ghiacciato post-apocalittico in cui noi dobbiamo costruire il nostro convoglio, da lì poi andare a prendere anche i sopravvissuti e nel frattempo cercare di arrivare il più vicino possibile sull'Aurora, su questa nave che sta partendo e sta portando gli ultimi sopravvissuti su altre terre. La cosa interessante è che oltre a sviluppare convogli e sopravvissuti ci sono anche i Riders, i cosiddetti predoni che ci romperanno le scatole, ci faranno danni, ci distruggeranno scorte. È un gioco dove bisogna gestire continuamente le proprie carte e cercare di ottimizzare il percorso con quello che si ha. C'è un mercato comune da cui noi possiamo prendere nuovi pezzi per il nostro convoglio, sopravvissuti, risorse o ci sono degli eventi casuali. In definitiva mi è piaciuto molto particolare, ripeto, forse dei giochi di questa classifica, uno di quelli in cui l'ambientazione si sente meno, che ok, sì, c'è questo deserto di neve, però tranne nella mappa beta, dove lì ci sono effettivamente le tormente, ma nella mappa di base non si sente tantissimo, però comunque mi è piaciuto e ve lo consiglio. Al numero 7 abbiamo Endless Winter Pale Americans. Questo gioco uscirà nel 2021 ed è ambientato, mi sembra, 12.000 anni fa in Nord America. Dobbiamo gestire una tribù e bisogna andare a caccia, costruire delle strutture, ampliare la propria tribù. In poche parole, è un connubio tra un deck building e un piazzamento lavoratori. Sono riuscito già a fare un po' di partite su Tabletopia, se ricordo male, su quella piattaforma digitale, e l'ho trovato molto molto carino. Ha delle meccaniche che non sono nulla di così originale, di innovativo, diciamo, però tutto è fatto dannatamente bene. Insomma, comunque un gioco che mi ha divertito. Non sono nemmeno tanto difficili le regole, direi un peso leggero barra medio, dalla durata anche qui
non troppo eccessiva, si parla, mi sembra, di 1 ora e mezza a partita, veramente non di più. Interessante il sistema di inviare i lavoratori con le carte potenziare le sue azioni, cioè che noi inseriamo delle carte con delle icone specifiche e lui farà delle azioni sempre più potenti. Poi c'è anche un sistema di maggianze sulla mappa o di puzzle con le sculture, se non ricordo male. Insomma, mi ha intrigato tantissimo e non vedo l'ora che esca. Al numero 6 abbiamo un gioco un po' particolare che io custodisco gelosamente, ovvero Il nome della rosa. Gioco di Feld, fra l'altro uno dei suoi più strani, che o lo ami o lo odi, e le ho preso la meccanica del piazzamento lavoratori e l'ha inserita in un contesto di gioco investigativo, dove noi abbiamo un'identità, mettiamola così, un colore, e dobbiamo non farlo scoprire agli altri giocatori, altrimenti ci beccheremo i sospetti e perderemo punti. È un gioco strano, non so se questa meccanica unita, cioè il piazzamento lavoratori al fatto delle identità nascoste sia stata riutilizzata in altri giochi, ma io la trovo geniale. Invece altre persone a cui l'ho fatto giocare non l'hanno apprezzato tantissimo. Rimane in questa classifica perché comunque è ambientato durante l'inverno, dove c'è la neve, quindi io lo adoro e ho deciso di inserirlo in questa classifica. Io ve lo consiglio tantissimo. Al numero 5 invece abbiamo La Cosa. Allora, per quanto riguarda questo gioco, qui stiamo parlando di un gioco che è molto difficile reperire e non è la versione che uscirà, mi sembra sempre l'anno prossimo, della Pendragon. È ispirato al film di Carpenter della cosa, dove c'è un organismo che assimila, insomma, si inserisce all'interno dei corpi umani, li copia e praticamente si infiltra cercando man mano di infettare gli altri. Ho fatto anche un tutorial con la recensione, vi lascio il link se insomma volete approfondire la cosa. E devo dire che a me è piaciuto, ma nell'ottica dei filler però lunghi. Riprende tantissimo le meccaniche di Avalon, però le allunga veramente tanto. Allora, a me come gioco piace, ma va detto che ci sono dei problemi non da poco. Innanzitutto, il bilanciamento dalla parte dei buoni è difficilissimo vincere, infatti i cattivi barra la cosa, l'entità aliena, l'organismo alieno, è molto avvantaggiato. Io penso di aver vinto in una trentina di partite, forse 5. Però detto questo, l'ambientazione si sente, cioè non ti puoi fidare degli altri giocatori perché qualcuno potrebbe essere stato infettato. E non sai mai come continuare a gestire il resto del gioco. Se vi piacciono i giochi come appunto Avalon, Secret Hitler, One Night Ultimate Werewolf, ve lo consiglio. Insomma, i giochi con il traditore è veramente molto molto carino. L'unica cosa, come vi ho detto prima, però si trova. No, scusate, non si trova. Al numero 4 abbiamo K2. Non è presente la mia collezione perché dovrebbe arrivarmi la Big Box, e avevo l'edizione base. E l'ho trovato un gioco sempre molto molto interessante. Siamo degli alpinisti, una squadra di 2 alpinisti, e bisogna scalare il K2, la seconda montagna più alta del mondo. Però il problema è che è tutta una questione di timing. Abbiamo 18 carte, fra l'altro il gioco si sviluppa in 18 giorni, e dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile e poi tornare indietro. Ma il problema è che dobbiamo stare attenti al percorso, agli altri giocatori e anche al clima. Infatti bisogna capire quando piantare la tenda. E poi andando avanti nel gioco quando riscende. Insomma, un altro gioco di corse. Avete notato che effettivamente i giochi di corse uniti al tema della neve sono molto molto frequenti? Vabbè, cosa interessante. Comunque è un gioco molto teso che a me piace tantissimo e non vedo l'ora che mi arrivi la Big Box così da approfondire anche con le espansioni che sono state fatte. Non ricordo se è stata fatta una o 2 espansioni, nel caso scrivetemelo poi voi nei commenti. Arriviamo quindi sul podio dei miei giochi preferiti a tema neve e abbiamo Pochi Acri di Neve. È il primo della trilogia The Deck Building fatta da Wallace, molto interessante, c'è questa battaglia tra inglesi e francesi. È il sistema di deck building a rendere interessante questo gioco. Fra l'altro, mi sembra che l'ho inserito in altre forse 2 o 3 classifiche perché io veramente lo adoro. È un gioco molto, molto cattivo, teso, dove l'ottimizzazione del proprio mazzo è tutto. Infatti, io ve lo consiglio se siete amanti dei giochi per 2 giocatori, dove la tensione rimane sempre altissima per tutta la partita. Insomma, conquistare il Nord America non sarà impresa da poco. Al numero 2 abbiamo Greenland. Io ho questa scatoletta che è la seconda edizione, so che è uscita una terza, però non riesco a separarmi da questa piccola scatolina.
Praticamente noi dobbiamo gestire una delle tre tribù, mi sembra che nella terza edizione sono diventate quattro, per sopravvivere nella Groenlandia. È una terra completamente inospitale e non c'è solo il problema delle altre tribù, ma anche dover recuperare il cibo, il freddo, le malattie, cataclismi. Ragazzi, questo gioco è un dramma, io lo amo, però preparatevi a vedere un massacro. Prendere il proprio popolo, vederlo crescere, ma poi per una malattia vederlo completamente dimezzato, oppure distrutto, mangiato, massacrato da vari animali che eravamo andati a cacciare, insomma non è tanto carino, però io lo adoro. Poi vabbè, stiamo parlando dei giochi di Eklund, di Phil Eklund, e quelli o vi piacciono oppure li odiate. Regolamento ovviamente incomprensibile, ma quando finalmente riuscirete a capire come si struttura l'intera questione, troverete un bel gioiello. Ovviamente non è adatto agli amanti della controllabilità, perché questo gioco è più per l'esperienza, cioè i momenti che regala, e non per la vittoria di per sé. Io ve lo straconsiglio. In prima posizione abbiamo lui, che rimane uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Stiamo parlando di Dead of Winter. Questa è la scatola base. C'è anche La Lunga Notte, che è un'altra scatola base, però questa qui per me rimane insuperabile. Stiamo parlando di un'apocalisse zombie durante l'inverno e noi dobbiamo gestire una colonia, ma il problema, vabbè, oltre all'elevatissima mortalità del gioco, dove con un morso ti possono cominciare a uccidere i sopravvissuti, ma è anche il fatto che potrebbe esserci un traditore e quindi, ah, quello è un problema, perché comincia a metterci i bastoni tra le ruote. Poi proprio la gestione della colonia è una seccatura, perché ci sono delle persone che dobbiamo cercare di mantenere in vita e non dobbiamo fare entrare gli zombie. Molto, molto cattivo come gioco. Ci sono un bel po' di scenari, non ricordo, sono 4-5, non me lo ricordo, comunque da tanto che non lo gioco, ma io lo adoro veramente tanto. Per quanto riguarda l'altra scatola base, molto bella, ma si perde un po' l'ambientazione, mentre ho preso pure l'espansione che unisce le due scatole base e fa colonia contro colonia, ma ahimè non sono ancora riuscito a provarla, quindi non vi so dire. Se cercate un gioco di Natale a tema zombie, cattivo, con traditori, c'è la neve, sì, allora andate sicuri con Dead of Winter. Per me, insieme a Last Night on Earth, fra l'altro il migliore del genere zombie. Sì, penso che in futuro farò anche una classifica dei giochi a tema zombie, e infatti qua vi ho già fatto spoiler, perché probabilmente in cima troverete lui, a meno che non esce qualche altro gioco che riesce a scalzarlo. Quindi per me lui vince questa classifica dei giochi a tema neve. Detto ciò, questa era la classifica. Ditemi un pochettino voi cosa ne pensate, ditemi di titoli, insomma, capace io non ne conosco molti, ditemi cosa ne pensate, ditemi i vostri migliori giochi a tema neve, insomma fatemi sapere, commentate qua sotto. Come al solito vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, vi faccio tutti quanti gli auguri di buone feste, insomma passatevi un Natale, un Capodanno tranquillo in questo anno devastante. E fra l'altro vi ricordo di iscrivervi al canale, così da rimanere aggiornati con tutorial, recensioni, classifiche, partite complete versus anteprime, tutto quello che volete voi, e di attivare la campanella. Detto questo, ancora una volta vi ringrazio tantissimo e ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!